Ciao a tutti e benvenuti su Solo Cose 9. Negli ultimi giorni sui social ho visto un paio di cose che mi hanno fatto un po' strano. Prima di tutto si sta vociferando, forse è già stato deciso, di togliere il pulsante dislike dei video di YouTube. Cosa che da un lato non mi dispiace, perché i dislike, come sapete bene, valgono tipo 100, 200, 300 like. Questa è la ragione per cui non si dovrebbero mai mettere dislike, a meno che non ti piaccia veramente per niente la cosa che stai guardando, che ti disgusti, che ti dia fastidio, che si stiano dicendo delle cose brutte, male e magari neanche politicamente corrette, benché il politicamente scorretto funzioni in vari campi dell'intrattenimento. E anche perché comunque spesso succede che uno mette dislike perché non gli piace magari il prodotto che sta facendo vedere il creator. Nel mio caso magari vi faccio vedere uno skateboard, vi fa schifo e mettete un dislike, però in realtà il video è carino, quindi non dovreste mettere dislike, giusto? Fatto sta che in generale comunque è un limitare la libertà di espressione delle persone. Oltretutto ci sono persone che non mettono neanche like e dislike, o che non si osano a farlo perché pensano che sia chissà che cosa, ma in realtà cioè un like non vi costa niente, quindi io vi invito anche in questo video di mettere un like, e se volete iscrivetevi al canale, attivate la campanella, perché ogni tanto faccio uscire anche dei video chiacchierecci come questi dove spero di tenervi compagnia. Ma approfondiamo l'argomento. Quello che volevo dire è che i social sono una parte sempre più importante nelle nostre vite, le controllano anche a livello politico. Se pensate a quello che ha fatto Trump con l'ultima campagna elettorale e poi tutto quello che ha messo in piedi per contrastare Twitter piuttosto che Facebook, piuttosto che altre compagnie di social media, perché spesso se certe cose non le conosci, non riesci a controllarle, non vuoi che esistano, non vuoi che nessun altro le possa utilizzare, questo è sbagliato. D'altra parte i social media stessi stanno mettendo in piedi una serie di sistemi per regolarsi. Questo da un lato è buono, ma da un lato anche qui secondo me è una limitazione della libertà personale, perché mi è capitato giusto ieri sera che un amico ha postato su Instagram una notizia di un fantomatico miliardario che aveva comprato un pezzo della foresta amazzonica gigantesco solo per preservarlo. Sarebbe stata anche una bellissima notizia e magari è vera, però l'intelligenza artificiale di Meta, perché adesso Facebook si chiama Meta per il metaverso e tutte quelle cose che magari prima o poi affronteremo anche su questo canale, però Meta ha deciso che quella era una fake news e mi è venuto fuori un pop-up dove diceva che non c'erano fonti attendibili di queste notizie, che potevano non essere una cosa vera. In automatico, questa roba non c'era mai stata prima, ed è da un lato bello perché ti fa capire e ti fa scoprire che magari ci sono alcune cose che sono delle fake news, sono delle balle. D'altra parte, se il motore automatico, l'intelligenza artificiale non trova conferma sui siti che quella intelligenza artificiale ritiene attendibili, ed essendo una cosa tutta programmata e programmabile, probabilmente si possono inserire o escludere dei siti, mettere delle blacklist, whitelist e fare delle cose di questo tipo. Mi viene da dire che magari dei siti tipo Wikileaks piuttosto che altri potrebbero essere considerati non attendibili a un certo punto, e tutto quello che viene ripostato, preso da quei siti lì, risulterà non attendibile. Questo vuol dire screditare completamente una fonte che magari è attendibile, magari no, ma il vederlo notificato direttamente su un social media che usiamo tutti i giorni, più volte al giorno, va sicuramente a screditare quella fonte. Questo potrebbe creare delle rovine a livello finanziario per magari una fonte specifica che puntava su quello, puntava sul farsi ripostare su altri social, piuttosto che potrebbe essere veramente un controllo di massa, perché se tu, Facebook, Google o chi per esso puoi decidere che cosa è una fake news o che cosa no e te lo dice, tu, per quanto ti possa interessare una roba, non è difficile che andrai a vedere, a studiare, a cercare se ci sono delle attendibilità di quel notizio, perché non abbiamo tempo. Se stiamo sui social, poi a parte che sui social perdiamo una marea di tempo e ci sta, però in generale non è che si vanno a verificare tanto le fonti. Questo è ovviamente il problema per cui è stata messa in piedi tutta questa struttura contro le fake news. È una roba di cui si discuteva tanto tempo, è la prima volta che l'ho vista e mi ha fatto veramente un po' strano.
però appunto da un lato bene perché riesce a pilotare un po' e a togliere, magari a limitare la diffusione di fake news, dall'altro è uno strumento estremamente potente ed estremamente pericoloso e per cui secondo me la popolazione non è tanto pronta, perché la mia generazione viene da un'informazione verticale o piramidale, se vogliamo, dove al di sopra ci stanno ovviamente gli organi di comunicazione più classici, come possono essere stati i giornali che adesso stanno sparendo, la classica carta stampata, piuttosto che i libri, piuttosto che la televisione. Le nuove generazioni non utilizzano sicuramente più i giornali di carta stampata, perché è una roba che veramente sta andando a sparire e di cui le testate giornalistiche si lamentano perché ormai hanno solo lettori di una certa età, ma d'altra parte la tecnologia cambia. L'editoria online ha preso piede, ma fino a un certo punto, perché poi l'interesse è quello che è verso questo tipo di cose. La televisione negli ultimi anni viene sempre meno vista, anche quella, in favore di tecnologie e strumenti nuovi, come può essere ad esempio YouTube per cercare informazioni, cercare tutorial, cercare qualsiasi tipologia di cosa, piuttosto che gli altri social network, piuttosto che un pochino anche le testate giornalistiche e i blog classici che ancora funzionano, funzionicchiano. È chiaro che rispetto a prima, dove c'era una comunicazione piramidale, adesso abbiamo una comunicazione trasversale dove tutti possono dire qualche cosa e spesso e volentieri le persone che dicono delle cose non sono in grado di sostenere quegli argomenti perché non hanno le competenze e le capacità di capire loro stessi magari se una cosa è vera o è falsa. Questo ha portato ovviamente a una serie di disastri enormi negli ultimi anni. Però ha portato anche a una libertà di espressione e di comunicazione gigantesca, che alcuni governi ovviamente stanno cercando di ridurre, come può essere la Cina, come può essere la Russia, come può essere la Corea del Nord, ma anche tanti altri governi meno famosi. E invece nel mondo più occidentalizzato, se vogliamo, abbiamo questa, tra virgolette, libertà estrema, ma così tanto estrema dove saltano fuori veramente fake news, fioccano le fake news e si fa veramente fatica a volte a capire se una cosa è vera o una cosa è falsa. Vengono messe in giro magari delle voci che possono creare anche lì dei disastri, perché io ad esempio penso alla finanza, perché è un mondo nel quale io mi sento molto, molto dentro. Magari esce una notizia stupida su Bitcoin piuttosto che su una certa azione, un certo tipo di strumento finanziario, e quello strumento magari cola a picco per una diceria. Dopo un paio di giorni si scopre che quella diceria non è vera e torna su. Un po' quello che succede ultimamente con Tesla o con le varie cose su cui il caro Elon Musk posta su Twitter. Quindi vedete che siamo in un momento di contraddizioni enormi, non che prima non ci fossero, erano semplicemente diverse, nel senso che se voi pensate a tutti gli articoli falsi che negli ultimi anni abbiamo visto anche sulla carta stampata, sulle testate giornalistiche tradizionali, falsi o tendenzialmente non propriamente veri, nel senso che magari l'azienda di turno paga per farti pubblicare un articolo che dice che il cioccolato fa bene, la settimana dopo c'è un'altra azienda che vuole pubblicare un articolo dove il cioccolato fa male e tu non capisci più se il cioccolato fa bene oppure fa male. Quindi anche l'attendibilità degli organi di stampa tradizionali è venuta un po' a mancare negli ultimi anni. Questo porta il lettore o l'utente finale, se vogliamo, a dover essere sempre più esperto, a dover avere una cultura generale sempre più ampia per poter capire i vari argomenti e poter discernere se una cosa è vera oppure falsa. Insomma, è un argomento veramente complesso e mi piacerebbe sapere la vostra opinione. Se volete scrivetemi qualcosa qua sotto nei commenti, io cercherò di rispondere a tutti come faccio sempre. Volevo solo portarvi questa mia piccola testimonianza, queste mie piccole idee, queste cose che mi sono venute in mente giusto ieri sera. Intanto vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, avermi tenuto compagnia. Ci vediamo domani per un nuovo entusiasmante video e non mi resta che dirvi ciao!